Buongiorno Luca, oggi sono sulle mura, le mura di Luca. A me questa cosa, che le mura sono state costruite per difenderci dagli attacchi degli altri, ma non ci ha mai attaccato nessuno, da me mi manda fuori di testa. Ragazzi, non si sono mai usate le mura, mai, ma cioè nemmeno, ci sono voluti 2000 anni per costruirle, mai neanche una guerretta, si provano a vedere se funzionano le mura, no, casomai si fa il collaudo, se no si ridanno indietro, niente, non mai, mai una guerra, nulla. Cioè, c'erano dei lucchesi che andavano apposta a litigare nei paesi vicini, no, per dire, oh, venite da noi, si fa la guerra, e no, mai, mai usate. Questi arrivavano a cavallo sotto le mura di Lucca e usciva un lucchese e diceva, no, qui no guerre, c'è proprio il cartello, no guerre, non si, ma non ci pensare neanche, niente, lucchesi che speravano, no, negli anni, oh, ma si proveranno ste mura, se funzionano, la guerra mondiale, arrivò la guerra mondiale, tutti contenti, cioè, ora vedrai, ci bombardano, o bombardano tutti, bombarderanno anche Lucca, l'unica città che non è stata bombardata, Lucca, niente, non c'era versi. Ma io ho capito perché, cioè, hanno convinto i lucchesi a fare le mura, perché poi l'hanno pagate i lucchesi, no, le mura. Per due motivi. Uno, perché gli hanno detto, guardate che se noi si fanno le mura, questa cinta muraria incredibile, poi dopo ci si fa le guerre, tutti i weekend si fa una guerra diversa, viene un sacco di gente a trovarci, poi dopo la guerra, se si vince, si fanno le feste, quindi vedrai vita che c'è in città, perché all'epoca non c'era, no, Summer Festival, i comic, quindi i lucchesi, vai, vai, si fa le guerre, vai, si fa le guerre. Ma in realtà il vero motivo per cui sono state fatte le mura è per dare l'impressione agli altri, per darsi un tono. Il lucchese voleva far vedere, hai visto cosa abbiamo fatto noi? Hai visto di cosa siamo capaci? Capito? Mai usate, però almeno gli altri erano, capito, impressionati. È uguale adesso, perché adesso cosa ci fanno? Ci vai a correre, ma non ci vai a correre normalmente. No. Se vuoi correre sulle mura devi essere figo, devi avere un look che è incredibile. Cioè, vedi la gente che corre sulle mura, sembra uscita da Pitti Uomo. Vedi queste coppie, lui e lei vestita in fucsia, lui giallo, no, abbinati, coordinati, perfetti, e non sudano, perché sulle mura non si suda, sudare è da poveracci. Anzi, cioè, i poveracci vanno a correre sul fiume, vanno a correre in campagna, quelli fighi vengono sulle mura, capito? Cioè, è il fil lungo del jogging, è veramente, è la serie A. Oppure i canini, no? La gente che porta il canino sulle mura, il canino deve essere piccolo, molto piccolo, 10 cm massimo di canino. Se te c'è un canino più grosso sulle mura non ci puoi venire perché sei già out, capito? Le mura sono così, sono uno status symbol da sempre, da 500 anni. Alla prossima, ciao, ci vediamo.